Violeta, 32 anni e madre di 3 bambini, sabato pomeriggio è stata cosparsa di benzina dal suo compagno e bruciata viva. È morta poche ore dopo in ospedale. È successo a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Credevamo che era, come avevano detto, uno scoppio di caldaia, però non è stato così. Una cosa brutta per noi donne, specialmente per noi donne, bruttissima, anche perché ha lasciato 3 bambini. Però se qualcuno aveva sentito, poteva aiutarla. Ecco, questo dico io, poteva aiutarla. Si possono aiutare queste persone. Perdere la vita perché c'è un uomo che un'altra vita la ritiene propria, arrogandosi il diritto di poterla fare finita, è una cosa indescrivibile e inconcepibile. E niente, il fiore è soltanto un gesto per amare Violetta che non c'è più. Il commento delle amministratrici comunali. Violeta, scusaci, abbiamo fallito. Non abbiamo ascoltato le tue grida. Siamo rimaste indifferenti ed in attesa che fossi tu a trovare la forza di cercarci. Abbiamo fallito. Colpevoli perché 2 anni di attività hanno rappresentato un fallimento per le azioni svolte sul territorio. Perché in questi 2 anni abbiamo cercato di intraprendere proprio un'attività di sensibilizzazione che portasse a far emergere le donne che avessero bisogno di aiuto e credevamo che con le nostre azioni si sentissero capite, accolte ed ascoltate e quindi pronte a una denuncia. È l'ennesimo femminicidio e poi quando si guardano da lontano queste cose sembra sempre che non possano capitare vicino a noi, invece di fatto questo crimine efferato si è accaduto qui a Sala Consilina.